che cerca la bellezza e la speranza che noi sapremmo restituire. Un'anima che non si lascia comprare e che da oggi vuole cominciare a scrivere un nuovo capitolo di un nuovo futuro. E lo abbiamo fatto tutti insieme. Io non posso che ringraziare la città che ha continuato a credere in noi nonostante le valanghe di menzogne sotto le quali provavano a seppellirci. Non posso che ringraziare i miei candidati, le mie candidate, i volontari, le volontarie che hanno lottato come dei leoni per difendere la bellezza che da domani noi vogliamo portare qua. Io sarò, e lo dico con emozione altissima, la prima donna sindaca di questa città. E questo, sorelle, amiche, figlie, mamma, è per voi che in questi mesi siete state l'ossatura di una nuova campagna elettorale. E noi donne siamo le portatrici dello sguardo che invece che dei muri costruisce i ponti, e da domani questo sarà il palazzo di tutte e di tutti noi. Vittoria Ferdinandi è la nuova sindaca di Perugia dopo un primo turno testa a testa che ha tenuto la città con il fiato sospeso e un turno di ballottaggio molto sentito, certificato anche dall'alta partecipazione al voto. Ferdinandi è riuscita a mobilitare partiti, civiche, associazioni, ma anche tutta una parte della città non affiliata, che si è fatta trascinare dall'entusiasmo di una campagna elettorale basata sull'ascolto e sulla partecipazione dei cittadini al dialogo politico. Ora, dice, sapremo dimostrare di essere capaci di portare una politica nuova basata sull'ascolto e il confronto, con sempre in mente il bene di questa città. Ferdinandi vince sulla candidata Margherita Scoccia con un vantaggio di quasi 3.000 voti, perdendone solo poco più di 200 rispetto al primo turno. Ma prima che alle urne, Ferdinandi vince sul piano della campagna elettorale, secondo l'analisi di Daniele Bovi. Ferdinandi è riuscita a coagulare intorno a sé non solo partiti e civiche, ma passione, entusiasmo, partecipazione ed energie collettive che per altri candidati sarebbero stati impossibili da mobilitare su questa scala. Ed è su questo piano, oltre che su quello della capacità di suscitare emozioni, di coinvolgere e di saper disegnare un orizzonte ideale in cui riconoscersi, che è stato vinto in primis il confronto con l'avversaria, trascinata nel corso delle settimane in diversi casi in un terreno che, al netto del grandissimo impegno, non le apparteneva. Inoltre, la strategia di puntare sull'estremismo, degenerata poi nelle ultime due settimane, non è evidentemente pagato. Pensare che una tranquilla città di provincia elegga come sindaca un estremista fa sorridere.